Buongiorno a Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore in collegamento telefonico, ben ritrovato su TG24. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Silvia, esattamente dove sei e con chi sei? Ecco. Mi sono spostata. Spezia entra a far parte della storia della disciplina marziale di Jiu-Jitsu, ospitando domenica 9 marzo presso la palestra dei Prati di Vezzano, scusate, il suo primo trofeo nazionale di Fight System. I dettagli nel servizio di Cristian Bianchi. Ma è un passo nella giusta direzione, non vedo l'ora che diventi legge e che io lo possa firmare. Grazie Lucia. Due sub sono annegati nel Lago Maggiore. Facevano parte di un gruppo di sette esperti del settore. Dovevano scendere ad una profondità di 7 metri, ma per cause da accertare l'incidente è accaduto a 30 metri. Ancora ignote le cause della tragedia. Tragedia in Piemonte, due sub annegano nel Lago Maggiore, facevano parte di un gruppo di sette subacquei esperti del settore. Ancora ignote le cause dell'incidente, i particolari da Gianfranco Bianco. La Fede, scusate per l'inconveniente, andiamo avanti con il giornale. E No, cioè, non è ma collegato. allora cazzo, come? Allora, andiamo avanti per collegarci con la nostra. Siamo partiti? Ah, credenza di là, vabbè. Scuola e nodo vaccini, governo al lavoro per garantire una ripresa in sicurezza. Nessuna ipotesi è esclusa, afferma il ministro della Salute Speranza. Ipotesi esclusa, afferma il ministro della Salute Speranza. Scusatemi, Elisabetta Novel. Cambio al vertice del comando provinciale dei Carabinieri di Torino. Il colonnello Francesco Rizzo nella foto lascia l'incarico dopo 3 anni. Andrà a Roma dove assumerà l'incarico di capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri. Grazie per aver seguito questa edizione. Il prossimo appuntamento è alle 9. Dunque, buona giornata e a tra poco. Ah, scusate, no, abbiamo un'altra notizia. Scusate. Catalin Tecuciano è Siamo cittadino partiti. italiano. Chi? Piano con l'ironia facile. E più. Una esplosione che è seguita alla prima. Mi sposto intanto perché qui passano i mezzi, vedete? Chi? Era l'ultimo servizio di questa edizione. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Non vogliamo andare via, abbiamo uno studio con un colore nuovo, forse vogliamo farvi abituare a questa novità. Buonanotte ancora. Professore, buon pomeriggio. L'inflazione, l'abbiamo sentita, è salita del 6,7% a marzo rispetto ad un anno fa, ma non si possono escludere ulteriori incrementi. Qual è il motivo? Forse il professore non ci Stima di sente, prezzi vediamo alla se produzione sono riusciamo aumentati a del ricollegarci. 30%. Andiamo avanti con il giornale, con il prossimo servizio. Aggiornamenti delle notizie, restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere, mi sono rotta il cazzo. 23:40 circa, le 23:40 circa. Scusate, 23:40 circa. Buon proseguimento di serata. Hanno seminato il panico tra gli esercenti e di alberghi e strutture turistiche fermate. C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per Penso istituire che un sogno così non ritorni mai più. la rete delle città di confine. Attraverso i test sierologici su alcune categorie di lavoratori a rischio. Il punto con Roberta Marilli. E per questo abbiamo impegnato tutte le nostre energie, ha detto alla Camera il ministro della Speranza Salute. Chi? La squadra mobile ha fermato con l'accusa di omicidio tre dei due presunti autori del pestaggio. Detti con le anguille. Stasera. Stasera. Domani il brodo.
E dopodomani, il 26, pasta al forno. Pasta al forno, lasagna, l'agnello. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori della sorella di Matteo Renzi. Perché questa carne costa così tanto? Volevo una risposta. Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? Alzati e fai un... Allora, siamo passati... La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi preziosi. Adesso li vedrete in azione. La particolarità in questo caso è che, chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta, perché la rapinata ero io. Questo sarebbe risalente a 10 giorni fa, almeno a 10 giorni fa, dunque ci aggiorna da Roma Ilaria Dionisi. 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 Avete sentito il bordello che è successo? Sul federalismo, vediamo la proposta, risponde il ministro ombra del PD Bersani, che chiede di cambiare la manovra. Simona Sala. I cuochi in gli aspetti volontari che hanno garantito, aspettiamo il servizio, guardiamo il servizio. L'ex imprenditore aveva pubblicato alcuni video sui social sbeffeggiando i militari. Non mi prenderete mai, diceva, e invece l'hanno preso. Grazie agli acquisti dell'inquadrato presidente Massimo Ferrero, oggetti di tantissime foto nel corso del... Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il TG1 è alle 8, buona giornata, alle 9 scusate.